Mumu? Sì? Puzzi! Avete proprio ragione, mi serve qualcosa per non puzzare. Pozione odorosa che farà innamorare ogni cosa. Ordina adesso. È arrivato questo pacco. Pozione odorosa per far innamorare ogni cosa. Proviamo. Devo andare a prendere un pacco, è importante, è molto importante. Ti sei fatto un'altra doccia? No, non ancora, ma sì, ho bisogno di questo pacco prima. No, prima Momo, ti devi lavare, non puoi andare in giro così. Capisci che spaventi le persone, chi ti incontra per strada scappa. E adesso è arrivato il pacco e secondo te vuoi fare spaventare Cleo? Cosa penserà appena arrivi tutto puzzolente? Sì, però, accidenti, lo devo... Senti, mi fai un favore almeno, per favore? Fammelo prendere tu questo pacco. Ok, va bene, ma è così importante, non lo puoi prendere dopo. No! Assolutamente no, va preso ora, immediatamente, subito, nel giro di un istante. Va bene, ma tu per favore lavati, quindi ritorna in bagno. Sì, sì, ma lavare. Tu prendilo il pacco, sì. Va bene, sono andato a prendere. Non ho idea di cosa sia, ma è così importante. Vado a prenderlo. Ehi Cleo, vieni pure. Ragazzi, è arrivato questo pacco, è per... Wow, ciao Lumi, ti volevo consegnare questo pacco, sì. Grazie. Ok, lasciamo pure il pacco. Cleo, sicura di star bene? Ma certo, sta benissimo. A me non sembri tanto normale. Tutto a posto, mai stata meglio di così. Sì, ma adesso dovrei prendere il pacco. Questo. No, tranquilla. Vuoi aprirlo? Resto qui. No, non è per me, è per Mumu. Non so okay. Perché, che cosa ha ordinato, ma ha detto che era importantissimo. Ma sei andato dal parrucchiere? Dal parrucchiere? Sì, qualche settimana fa, credo, o giù di lì. Hai una maglietta nuova? Sì, forse me l'ha regalata Sofia. Ti sta proprio bene. Grazie, ma... Wow, sei particolarmente gentile oggi, non capisco cosa... Ok, ma adesso, non hai nient'altro da fare? Non lo so, pensavo di stare un po' in camera. In camera, ok, grazie. Vabbè, guarda, io devo consegnare questo pacco a Mumu, tu se vuoi rimani pure qui, guarda. Ecco, sì. Abbraccia pure l'orso. Ecco qui, l'orso abbraccia. Sì. Benissimo, stai pure, a dopo, ciao. Devo proprio confessarlo. Io mi sono innamorata di lui. Eccomi, Mumu, ti è arrivato il pacco, tieni. Ma ti sei vestito almeno? Cosa? Che stai combinando? Cosa? Mi spieghi che cosa c'hai? No, niente, stavo pensando che comunque era divertente fare un gioco su tipo i film. Vabbè, comunque è arrivato il mio pacco finalmente. Sì, è arrivato, ma... Sì, che bello! Ti sei fatto la doccia? Sì. Di nuovo. Ma com'è possibile che continui a puzzare? Beh, forse quella doccia non funziona. La doccia non funziona? Tu sei sicuro di aprire il rubinetto dell'acqua? Cioè usare il sapone, la spugna e quelle cose lì? Sì, certo, quando lo tiro fa... Sì, ok. Vabbè, qui c'è il pacco, tieni, era così importante. Grazie, sì, era importantissimo. E sentite, siccome è una cosa un po' segreta, come si suol dire, io credo che non lo aprirò qua con voi, ma di là, così poi mi farò questa santissima doccia. Perché già ne ho fatte due, Dato che ne ho fatte già due, devo andare con la terza. Ciao, addio. Ok, però sbrigati, dai, così torniamo a giocare. Oggi, per caso, hai notato qualcosa di strano in Cleo? Oggi? Sì. No, perché? Perché l'ho incontrata poco fa quando mi ha dato il pacco. Ma era veramente molto, ma molto strana. Continuava a parlare strano. Mi guardava con gli occhi tipo di innamorata. Come se io fossi, non lo so, il suo principe azzurro. Di solito non è così, abbiamo un rapporto normalissimo. Lui, questa parola non la devi neanche usare, perché se ti sente Sofì... Già, ma è meglio che c'entro, cioè è Cleo che è così. Oh no! Tragedia! Sì, ecco, è proprio una tragedia, lui. Mumu, che succede lì dentro? Mi hanno fregato!
Mi hanno fregato. Perché ti hanno fregato? Mi hanno fregato. Praticamente ho ordinato questa boccetta per non puzzare più, questa è la verità. Ed era la pozione odorosa che fa innamorare ogni cosa. E solo hai comprato una pozione odorosa per non lavarti? Detta così è un po' brutta effettivamente. Però se ci pensate bene, comunque l'ho fatto per voi. Sarebbe stata una cosa carina in fondo. Vabbè, non puzzare più. Comunque me l'hanno data vuota. Eppure io pensavo che ci fosse qualcosa dentro. All'inizio ho pensato anche fosse invisibile, sinceramente. Però così non è stato. E quindi dentro non c'è niente. Eppure nel foglietto c'è scritto: pozione odorosa per far innamorare ogni cosa. C'è anche il cuore. Fa vedere un po' qui che cos'è. Pozione odorosa per far innamorare ogni cosa. Ogni cosa. Quindi esiste una pozione che fa innamorare le persone. E tu praticamente ti volevi mettere una specie di pozione addosso in modo tale che così ci innamoravamo di te. Magari ne è rimasta una goccia. Ma Mumu, non è il problema di innamorarsi, il problema è che dovevi farti una semplice doccia, come ti abbiamo insegnato, acqua e sapone. Esatto, non esistono dei rimedi magici come le pozioni. Se una persona puzza si deve lavare, se ti puzza l'alito ti devi lavare i denti, no, ti devi lavare. Va bene. Ok? Quindi, da qua la boccettina. Sì, vabbè, è vuota, non c'è effettivamente niente e mi sa che ti hanno fregato. Vedi, così impari a comprare le cose strane in internet. Ciao, vai, fatti a lavare ora, per favore, vai. Lavati, che veramente non si può più usare in questa stanza. Ma ti rendi conto? Quello ha comprato una pozione per non lavarsi. Secondo lui, prendendo queste goccette qui, diventava la persona più affascinante del mondo e magari si innamoravano di lui. Mumu mi sorprende sempre, ma questa volta credo che proprio ha sbagliato. Boh, vabbè, non lo so. Comunque la boccettina è carina, la possiamo conservare. Magari ci mettiamo dentro qualche liquido, non lo so. E poi è un classico, Mumu che si fa fregare. Io sono Sofì dei Me Contro Te. Sono qui con la mia amica Lily. Stavamo facendo una gara di disegno. Io e Cleo abbiamo disegnato Lily, la nostra modella. Adesso stiamo aspettando che Cleo arrivi, perché avevano bussato e andato ad aprire la porta. E poi continueremo la gara. Stavolta invece disegneranno me. Non vedo l'ora di vedere cosa combinerete. Sì, però dov'è Cleo? Ancora non è arrivata. Quanto ci vuole prendere un pacco? Ma infatti è via da un sacco di tempo. Eccola! Sono tornata. Cleo, sei tornata, ma alla fine erano i ragazzi oppure no? Quali ragazzi? Io ho solo un ragazzo nella mia mente. Ok, tu sei andata di là ad aprire la porta, ma c'era il postino allora? Che postino? Il postino, quello che porta le lettere? Le lettere d'amore. Forse dovrei scrivere una lettera d'amore. Le lettere d'amore? Anche il postino porta tante lettere. Secondo me alla fine no. Ma è strana. È molto strana. Ragazzi, prima non era così. Vado un po' a sdraiarmi. Vai a sdraiarti, sì. Ci sei andata, che era normale. Era pure contenta perché aveva preso 10. E adesso torna. Ed è un po', è un strana. Po' spaesata, è un po' sopra le nuvole. Ha detto: nella mia testa c'è solo un ragazzo, lettere d'amore. Non è che si è innamorata del postino? Ti immagini? Magari ha aperto la porta e c'era il postino stupendo tipo Tom Holland e lei si è innamorata. Oppure? No, è impossibile. Però... cosa? Magari si è innamorata di Mumu! Ma non credo, no, assolutamente, ma sì. Sono amici, ma no! Noi siamo sempre a pensare agli innamoramenti, non c'entra niente, sicuramente le sarà successo qualcos'altro. Andiamo a indagare un po', sì. Vieni con me. Sandokan, Sandokan, na 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 na. Ragazzi, sono appena tornato dalle Indie e ho fatto un bagno stupendo! Finalmente, senti, non puzzo più! Effettivamente sembra che ti sia lavato veramente. Facciamo un test completo. Ok. Senti l'odore di fiori, senti l'odore di fiori. Mumu si è lavato veramente, adesso non puzza più. Vai. Mamma. Ciao Cleo, mamma. Cosa stai facendo? Sto facendo mamma non mamma. Mamma non mamma. Ma mamma non mamma mica si fa quando hai un'altra persona che ti ama, certo. E devi capire se
Ma lui mi ama e io lo amo. Noi abbiamo capito, cioè secondo noi che abbiamo modeste doti da spie, abbiamo capito che tu hai aperto la porta e c'era il postino più figo del mondo e tu ti sei innamorata, è vero? Ragazze, vorresti proprio che fosse il postino, eh? Mamma, in che senso, scusa? Quindi non ti sei innamorata? Certo che sono innamorata, ragazze. È un amore fortissimo, non si può spiegare, non mi è mai successo prima nella mia vita. E allora avevo ragione io, È Mumu! È Mumu! Ti sei innamorata? In un sogno. Ti sei innamorata di Mumu? Mumu, ma cosa dite, ragazze? Ma va. Vabbè, così si sa. Sì, quando una ragazza è innamorata di qualcuno, se tu per puro caso scopri quel qualcuno, lei farà di tutto per dirti che non è così. No, e poi sì. Ti faccio vedere. Tu ami Mumu? No, per niente. Da 1 a 10, quanto è bello Mumu? -20. -20. Chi disprezza compra. Esatto, ultima domanda per fare il test. Se ci fosse in un'isola deserta Mumu e uno sconosciuto, tu chi salveresti? Lo sconosciuto, senza pensarci due volte. Ok, è cotta di Mumu, sei innamorata e si vergogna a dircelo. Guarda che Cleo, non ti devi vergognare delle tue amiche, a noi puoi dircelo se ti piace Mumu. Ragazze, ma non mi piace Mumu. Io oggi poi Mumu non l'ho neanche visto, ho visto solo lui. Ok, secondo me è innamorata di Mumu, ma 100%. Non si sono visti perché lei si vergogna. Lei sta cercando di non incontrarlo perché sa che è innamorata. Sennò ragazze, poi... cosa state confabulando lì? No, niente. Stai tranquilla, fai l'innamorata. Mamma, non mamma, sono sicura che ti ama. Mamma, non mamma. Mamma.